qualche tempo fa, quando il GDG ha chiesto un po' in giro sulla chat, su Telegram, se qualcuno voleva parlare di qualcosa, a me è venuto in mente di raccontare un pochino come stavano le cose quando io ho iniziato a... quando mi sono affacciato nel mondo dell'informatica. E questa cosa è successa, diciamo, negli anni 70, per modo, francamente dirvi l'anno esatto non me lo ricordo, ma poteva essere il 74-75, quando io ho iniziato. Ero, diciamo, un ragazzo tra i 15 e i 16 anni. Per allora era una cosa molto strana che qualcuno a questa età facesse queste cose, però così è andata. Allora, vabbè, questa cosa poi Leonardo e gli altri hanno deciso che poteva essere interessante, per cui mi hanno chiesto di farla davvero. Allora, a questo punto io vorrei provare a condividere il mio schermo. Forse devi prima attivare la presentazione e poi mi sai. Ok, presenta. Deve essere il tasto presenta ora in basso. Ok, ho trovato. Perfetto. No, no. Arriva. Ok, vedete? Sì. Bene, allora io prima di tutto volevo così ambientarvi un pochino, per farvi capire un pochino come, quali fossero, che cosa, come fosse il mondo, diciamo, in quegli anni, perché mi sembra di capire che io stesso non me lo ricordo più, tanto bene, però mi sembra di capire che i ragazzi, non soltanto i ragazzi, i giovani così di oggi, hanno un'idea molto, molto strana, molto parziale di quello che, succedeva. Proprio non se li immaginano proprio di come potesse essere la vita in quegli anni. Allora, qua, per esempio, un'immagine che è molto ben stampata nella mia memoria e comunque rappresentativa di quegli anni, è il monoscopio della RAI. Tenete presente che negli anni 70 c'erano solo due canali televisivi in Italia, il primo e il secondo. Il terzo è arrivato, se non sbaglio, verso la fine degli anni 70. E comunque quella era l'offerta televisiva che c'era. Noi oramai, diciamo, negli anni 70 la televisione come strumento era piuttosto diffuso, c'era in tutte le case o in quasi tutte le case, non era più come negli anni 60 in cui si andava al bar a vedere la televisione, però l'offerta televisiva era quella. Non solo erano solo due canali, ma principalmente in bianco e nero, non ricordo quando ho incominciato a trasmettere a colori, ma oltretutto per gran parte della giornata non trasmettevano niente. Le trasmissioni grosso modo partivano alle 6 del pomeriggio, arrivavano fino a mezzanotte o giù di lì, quindi diciamo per tutta la giornata non c'era niente. Ovviamente non c'era internet, non c'era tutto quello che conosciamo, ma anche dal punto di vista della televisione non è che ci fosse tutta questa possibilità di informarsi, di conoscere, di vedere cose, di selezionare quello che mi interessa, quello che non mi interessa, eccetera, eccetera. Questo era. Un'altra cosa, diciamo, abbastanza vicina
al mondo dell'informatica, che perlomeno oggi possiamo pensare abbastanza vicino al mondo dell'informatica, ma in realtà allora erano mondi totalmente separati, era il mondo delle telecomunicazioni. Anche lì non era più la situazione pionieristica del dopoguerra, diciamo così, che io non ho vissuto, e quindi anche lì il telefono c'era abbastanza, un po' in praticamente tutte le case. Dove c'era la televisione c'era anche. Era un oggetto di questo tipo qua, come vedete, è una cosa molto, molto rudimentale a guardarla con gli occhi di oggi, ma tutto sommato efficace. Tenete presente che, se non sbaglio, è nei primi anni 70, 71, 72, credo, che in Italia è stata attivata la cosiddetta teleselezione nazionale. Teleselezione nazionale significa che io, che stavo a Milano, potevo chiamare ovviamente i numeri del distretto milanese, diciamo componendo il numero, e così. Ma se volevo chiamare fuori dal distretto milanese, prima della teleselezione dovevo chiamare il centralino, chiedere al centralino di mettermi in contatto, un'operazione manuale quindi, cioè io parlavo col centralino, chiedevo al centralino di mettermi in contatto con il numero tal dei tali, e quello, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che serviva, mi richiamava mettendomi in contatto col numero che io avevo chiamato. Con la teleselezione le cose cambiano radicalmente, perché a quel punto è possibile, per esempio, se voglio chiamare Roma, davanti al numero che volevo fare, faccio 06, poi il numero, e magicamente, automaticamente, io entro in contatto con il numero di Roma che ho chiamato. In realtà la cosa non è che funzionasse sempre molto bene. Io ricordo che ancora negli anni 80, quando mi è capitato abbastanza spesso di chiamare Pisa, per il semplice motivo che a Pisa ci stava la mia fidanzata, spesso capitava che mi rispondesse qualcun altro, che non rispondesse nessuno, eccetera, eccetera. Però, diciamo, la teleselezione è stata un grande passo avanti nelle telecomunicazioni in Italia. Naturalmente, dal punto di vista informatico, questo non aveva praticamente niente a che vedere, anche se già negli anni 70 esistevano i modem, non è che non esistessero. Naturalmente la velocità era una velocità bassissima, e in più nessuno aveva un computer a casa, per cui non ci si faceva niente con un modem. L'unica cosa che qualche volta io l'ho visto usare, credo la prima volta verso la fine degli anni 70, e serviva perché io, diciamo, da una stazione attrezzata potevo mettermi in contatto con un computer remoto facendo un'emulazione di terminale, credo con una velocità di pochi caratteri al secondo. Però, diciamo, comunque era una tecnologia che era già disponibile e utilizzabile. In realtà non c'era di che utilizzare, perché nessuno aveva un computer a casa, non esistevano proprio. Oh, andiamo avanti. Ops, sbagliato. Questo non è degli anni 70, questo è del fine anni 60, però, dicevo, serve per un po' per ambientare. È un'immagine questa dell'Apollo 8, quindi Natale 1968, e qua, diciamo, la tecnologia sembra molto più avanti, diciamo, rispetto a quella che abbiamo visto prima. In realtà, dal punto di vista informatico, non è che fosse questo granché, però, diciamo, sicuramente erano cose che non si vedevano in giro, che però gli astronauti potevano, gli astronauti, tutto la NASA, eccetera, eccetera, potevano usare. E comunque questa tecnologia, per quanto possa sembrare antiquata,
ha consentito al Natale del 68 a questi tre signori di girare dietro la Luna. Per la prima volta un'astronave, diciamo, con esseri umani a bordo si è allontanata dal campo gravitazionale terrestre, è entrata nel campo gravitazionale della Luna, ha fatto qualche giro, non ricordo esattamente quanti attorno alla Luna, poi sono tornati indietro, sani e salvi, e questo è stato sicuramente ha dato sicuramente un grande senso di modernità, un grande senso di sviluppo, che si poteva andare oltre, che si poteva migliorare e fare tante cose altrimenti impensabili. Se devo pensare, fra tutte le cose di quegli anni che oggi ancora risultano tutto sommato ancora moderne, a me quello che viene in mente è la musica. Mentre tutte le cose che abbiamo visto prima hanno veramente un sapore antico, anche la musica, diciamo, rappresentata più o meno da queste copertine di album, ha sicuramente un sapore antico, ma questa la si sente ancora oggi. Tante radio ancora oggi trasmettono queste cose. Quindi questa è la cosa che è invecchiata forse meno di tutte rispetto ad allora. Vabbè, d'altra parte, evidentemente ancora oggi ascoltiamo Bach, che è di 400 anni fa, insomma, per cui evidentemente la musica, come l'arte in generale, ha un po' questa caratteristica di riuscire a legarci anche tra anni molto diversi. Ma veniamo a quello che è un po' il simbolo, dell'informatica di quegli anni. Il simbolo dell'informatica di quegli anni, secondo me, è la scheda perforata. L'informatica, quella che io considero più pionieristica, non era già più, diciamo, era già passata. L'informatica veramente pionieristica, secondo me, è quella degli anni 60, in cui succedevano cose stranissime, c'erano strani oggetti che facevano le cose nel modo con potenze di calcolo assolutamente bassi. Negli anni 70 c'è stata invece un'evoluzione, una spinta, una forte spinta verso il miglioramento di questi strumenti. E le schede perforate sono state un po' uno dei driver di questa cosa. Sembra strano oggi a vedere questa cosa un po' malandata. 80 caratteri, tra l'altro 80 caratteri, cioè questa ci ha lasciato un'eredità che vediamo ancora oggi, perché ancora oggi quando io apro un terminale, un emulatore di terminale, mi si apre una finestra con 80 caratteri. E gli 80 caratteri derivano essenzialmente perché c'erano 80 caratteri nella scheda perforata. 80 caratteri, un foglietto così, queste più o meno sono le dimensioni più o meno naturali, non erano molto diverse come dimensioni da queste. E cosa serviva? Cos'era la scheda perforata? Un'unità di memoria. Un'unità di memoria, che aveva la caratteristica che la si poteva scrivere una volta. E però poi la si poteva leggere tutte le volte che serviva. È interessante osservare che la scheda perforata era pensata e assolutamente poteva, diciamo, nata, cresciuta, progettata, eccetera, negli Stati Uniti e comunque in ambiente anglosassone. Tant'è vero che diciamo, senza estensioni, era in grado di codificare ogni colonna della scheda, era in grado di codificare un carattere, diciamo, 37 caratteri. Se voi vedete ci sono 12 righe, 12 righe. Se c'era un buco solo, come per esempio nella colonna 2, un buco sulla riga 1,
significava semplicemente il numero 1, un buco sulla riga da 0 a 9, c'erano tutte le cifre. Per fare le lettere si utilizzavano le ultime 9 colonne, cioè un buco sulle ultime 9 colonne e poi alternativamente un buco sulla prima, sulla seconda o sulla terza. Cioè sostanzialmente si potevano fare 9 per 3, 27 caratteri, guarda caso 27 i caratteri dell'alfabeto inglese. Ovviamente senza minuscole, senza maiuscole, cioè senza distinzione fra maiuscole e minuscole. E vabbè, e poi c'erano un po' di combinazioni più strane che permettevano di fare caratteri particolari come virgole, punto, et, punti esclamativi, insomma un po' di cose particolari. Poi c'erano delle combinazioni che nessuno conosceva, che però qualche guru o che si trovava su qualche libro strano. Una cosa importante da dire, che sembra banale, ma va ricordato, non era così facile accedere alle informazioni come oggi. Diciamo, non c'era internet, quindi tantomeno i motori di ricerca, tantomeno Wikipedia, tantomeno Google, tantomeno eccetera eccetera. Non c'era niente di tutto ciò. Tutto quello che uno poteva imparare doveva impararlo da qualche manuale trovato da qualche parte. Manuali se ne trovavano, ma insomma, poi una cosa, cioè se cerchi un'informazione che non sai su che manuale sta, insomma, poteva essere un bel problema. Fortunatamente le informazioni di cui c'era bisogno in realtà erano poche, molte meno di quelle di cui c'è bisogno oggi. E quindi così, un bel manuale di Fortran e ti durava per parecchi anni, e sostanzialmente c'era dentro tutto quello che ti serviva per programmare Fortran, manuale di COBOL, stessa cosa, e così via. Questo che vediamo è un mainframe IBM. Qua probabilmente siamo già qualche anno dopo, penso che qua siamo sulla fine degli anni 70, forse anche già negli anni 80. Questo è un IBM 360, uno dei grandi cavalli di battaglia dell'IBM. Come vedete le dimensioni, insomma le dimensioni, pensate che lì c'è una mensolina e quindi quella mensolina lì può essere l'altezza delle mani di una persona in piedi. No? E quindi quello è un computer, nessuno lo vedeva mai, tranne quelle poche persone che operavano direttamente, i cosiddetti operatori per l'appunto, che lavoravano direttamente sul computer. Invece i programmatori, io ho iniziato a lavorare da programmatore, poi ho fatto il sistemista, ma molti anni dopo, quindi non... i programmatori non avevano accesso normalmente alla sala macchine, non tanto perché gli fosse proibito, anche perché erano comunque posti dove uno doveva entrare, per entrarci doveva avere un motivo buono, e un programmatore non aveva nessun motivo buono per entrare in una sala macchine. Ma appunto la divisione del lavoro era così. Ecco, questo era sostanzialmente l'IDE con cui ho iniziato a lavorare. Fondamentalmente c'era un foglio di carta, rigorosamente 80 caratteri, forse sono 24 righe, ma questo non ve lo so dire, bisognerebbe contarle, no? Comunque non ha molta importanza, l'importanza erano le 80 colonne. Scrivevi il programma lì sopra, questo probabilmente che vedete qua a sinistra è un foglio, penso... diciamo, pensato per programmare in COBOL, perché vedo alcune cose, non so,
alcune righe verticali che mi fanno pensare che probabilmente questo era pensato per il COBOL. Si scriveva, il programmatore scriveva il programma con la penna o con la matita, insomma, comunque a mano, scriveva il suo programma su questi fogli. Quando aveva finito di scrivere questi programmi su questi fogli, li dava a, diciamo, qualche personaggio di contorno, diciamo, che è così, che li prendeva, e uno, due, tre giorni dopo gli restituiva un tabulato in cui c'era il risultato dell'esecuzione di quel programma. Tenete presente che almeno, insomma, vabbè, le cose appunto sono cambiate anche abbastanza alla svelta, però almeno inizialmente, fondamentalmente, il pacco di schede corrispondenti a ad alcuni fogli scritti in questo modo, sostanzialmente conteneva tutto, conteneva il programma, ma conteneva anche i dati e conteneva anche le istruzioni per eseguire il programma. Diciamo, per esempio, se era un programma in Fortran, doveva esserci scritto da qualche parte, la prima scheda diceva, attenzione computer, leggi queste cose, ma sappi che quello che c'è qua è un programma Fortran. Poi a un certo punto c'era una scheda particolare che indicava che il programma era finito, da quel punto lì in poi le ulteriori schede venivano lette e facevano semplicemente da flusso di input per il programma. Il flusso di output invece era la stampa. Per cui, diciamo, in mezzo fra la scrittura del programma e il ritorno della stampa poteva passare lì, ho rappresentato, qua ci ho messo un calendario per indicare che i tempi comunque poteva essere un giorno se andava bene, ma potevano essere anche due o tre giorni prima di avere indietro la risposta. Il che ovviamente porta a dire che sì, beh, non è che uno per tre giorni o per due giorni stava lì ad aspettare e basta, no? Uno per due giorni, per tre giorni, intanto scriveva altri programmi. Tanto, diciamo, non è che ci fosse, cioè, il tempo di scrittura ovviamente era un tempo abbastanza lungo, perché immaginatevi uno a mano scrive istruzione per istruzione e non è che copia e incolla se ci sono delle parti che possono essere copiate da un'altra parte, perché non c'era questa possibilità. Più tardi, quando si è incominciato a lavorare più direttamente con le schede, uno le schede le poteva effettivamente riciclare, questo era un bel vantaggio. Se c'avevi già 100, un programmino di 100, di 100 righe, quindi di 100 schede, che faceva già una parte delle cose che tu volevi, bastava che tu scrivessi le altre 50, le altre 100, le altre quelle che servivano, e così si è incominciato a fare un po' di librerie, diciamo così. Poi, andando avanti, le cose sono decisamente migliorate. Ma insomma, sì, migliorate non c'è dubbio, ma non è che... Cioè, qua la differenza stava semplicemente che invece che scrivere a mano, scrivevi sulla tastiera, e invece che leggere un tabulato, leggevi il risultato sullo schermo. Ovviamente questo velocizzava molto tutte le parti non di computer. No, diciamo, se pensiamo a questo, ho detto, no, ci volevano uno, due, tre giorni per avere il risultato. Ma il tempo di computer era di pochi secondi, qualche minuto. Non è che il computer ci mettesse tre giorni per fare un'elaborazione. Ora, naturalmente, dipende dall'elaborazione che gli chiedevi, però per svolgere un programma normalmente del tipo di quelli che si facevano, no?
Così non è che ci volesse del tempo biblico. Tutto il tempo andava nei passaggi manuali, perché cosa succedeva? Che io poi questi fogli li dovevo dare a una persona. Questa persona poi dava questi fogli a qualcuno che scriveva le schede, cioè perforava le schede. Ma questo qualcuno non è che era lì ad aspettare il mio foglio, aveva già tutta una catena, una coda di programmi, di dati, programmi, dati o quello che era da perforare, da mandare, da mettere su schede perforate. Per cui lì c'era tutta questa coda d'attesa. Poi, una volta che questo aveva finito, che il pacco di schede era stato preparato, questo pacco di schede doveva essere dato a un operatore, il quale operatore metteva le schede nel lettore e le schede venivano lette nel lettore e finivano in una coda dentro il computer che aveva tanti altri programmi che stava eseguendo in coda. Allora i mainframe già utilizzavano anche sistemi di time sharing, di lavoro in un certo senso parallelo, però le velocità erano comunque quelle che erano. Non è che andassero piano, però diciamo, ovviamente era un computer che doveva servire, non so, per esempio, una banca aveva un computer, no? Magari neanche un computer per sede, aveva un computer nella sede principale, no? E quindi, diciamo, questa aveva tutta una serie di cose che dovevano mettersi in coda, per l'appunto. Però capite che il grosso del tempo era nei passaggi manuali. Già quando, invece che scrivere sulla carta per poi dare da qualcuno a perforare, già quando è diventato abbastanza comune potersi perforare da sé le schede, già i tempi diminuivano. Qua poi, invece, i tempi erano molto diminuiti perché intanto c'era la possibilità di scrivere direttamente qualche cosa che veniva registrato sul computer e poi, per l'appunto, veniva registrato sul computer, quindi veniva registrato in una memoria di massa che non era più le schede, ma erano dischi magnetici, tamburi, comunque diciamo tecnologia magnetica e quindi a questo punto era molto più riciclabile, era molto più possibile riutilizzare le cose già fatte, si sono create le librerie, eccetera, eccetera. Una cosa mi viene in mente: se voi guardate la storia dell'informatica, ci sono, no? Ovviamente, andate su Wikipedia, andate da tante parti, trovate la storia dell'informatica. Secondo me, trovate una storia non diversa da quella che vi sto raccontando, ma diversa nei tempi. Cioè, vedete, quando si è iniziato a fare una certa cosa, quando è stato inventato un certo tipo di cosa, di oggetto, non so, quando sono stati inventati i dischi magnetici, tanto per dire, probabilmente voi troverete che i dischi magnetici sono stati inventati molto prima di quando io mi trovavo a fare queste cose qua. No? Il problema è che sì, esistevano, non che non esistevano, ma non erano a disposizione. Cioè, erano cose di punta, no? Che poi sono diventate di uso comune solo molti anni dopo, no? O comunque hanno incominciato a essere utilizzate. Sicuramente negli anni 70 c'erano e come dischi, tamburi, magnetici, nastri, eccetera, eccetera. Ma il programmatore non li vedeva fondamentalmente, il programmatore lavorava in questo modo qua. Ecco, con strumenti tipo questo, che è semplicemente un terminale, cioè non ha niente di intelligente, è soltanto una cosa che veniva collegata via cavo seriale o qualcosa di simile al computer, al mainframe, e naturalmente se ne potevano collegare un certo numero, quindi si poteva avere diversi utenti collegati allo stesso mainframe e a questo punto
anche questi strumenti, tipo appunto, diciamo, i dischi magnetici per intenderci, sono diventati fruibili anche dal programmatore, che non ha più avuto quel collo di bottiglia che aveva prima. Comunque questo significa, vedete qua ci ho messo l'orologio invece del calendario, comunque questo non è che significa che come adesso uno scrive e non ha ancora finito di scrivere e il compilatore, cioè e il suo IDE, diciamo, ha già compilato, proposto una correzione e tutto quello che sappiamo, tutto quello che utilizziamo oggi. Qua comunque uno stava semplicemente scrivendo un carattere dietro l'altro, andava a finire da qualche parte, poi a un certo punto dava l'invio e quando dava l'invio questa riga che aveva scritto veniva memorizzata in un posto che poi, prima o poi, sarebbe entrato in esecuzione quando appunto la famosa coda, diciamo tutti quelli che erano davanti nella coda, finivano di fare il loro lavoro. Ecco, questo è un tipico, forse un po' forzato, però non lo so, però questo è un tipico prodotto di quegli anni. Un programma Fortran, c'è scritto che serve per calcolare pi greco. Cosa succedeva? Succedeva che ovviamente uno dei grossi problemi era quello di risparmiare tempo, era quello di scrivere il meno possibile, visto che molto del tempo andava nello scrivere il programma, no? Quello che si cercava di fare era di scrivere il meno possibile. In un certo senso questo ancora oggi, diciamo, si fa così, ma oggi si fa per altre ragioni, no? Quando si cerca nei linguaggi più moderni, no? Ci sono molte tachigrafie, molte istruzioni che si scrivono in modo molto immediato, no? Cioè, scrivo meno maggiore, questo indica che c'è una funzione, anzi non è neanche una funzione, è una chiusura che prende un parametro e dall'altra parte c'è scritto che cosa fa, cioè, capisce cose che scritte in altri linguaggi ci vuole una pagina per scriverle, no? Invece lì in una riga si scrive. Ma allora queste cose non c'erano, ma c'era la necessità di fare comunque svelto, di metterci meno tempo. E così. E questo comportava che spesso il programmatore cercava delle scorciatoie. Qua fa quasi ridere a vedere se, per esempio, vedete la riga, queste righe da 17, 18, 19, no? Che si capisce quasi niente, ma fondamentalmente sono if a tre vie. Cioè, gli metti un if, gli metti un'espressione che può avere un valore maggiore di 0, uguale a 0, minore o minore di 0, e se è maggiore, ora francamente non mi ricordo esattamente l'ordine, ma comunque prendetela per buona, se l'espressione è maggiore di 0, allora si passa a eseguire la riga con etichetta 14. Se è uguale a 0 si passa a eseguire la riga con etichetta 23, se è maggiore di 0 si poteva passare un'altra riga, ma invece passa sempre a 23. Quindi in sostanza è come se io avessi fatto if questa espressione maggiore o uguale di A, vai all'etichetta 23. No? Questo era il famoso go-to di cui si è persa memoria oramai nella programmazione attuale, perché c'è stata poi la guerra contro il GoTo, per cui il GoTo è stato deciso che andava bandito dalla comunità dei programmatori a favore di altre strutture di programmazione, e quindi questo non,
non si usa più e devo dire che non è che si rimpianga. Qua dalla platea mi dicono che si usa ancora, ma sì, va bene, però... cosa volevo dire? Sì, questo era il go-to condizionato, no? Perché if e go-to stanno sulla stessa riga. Invece c'è, per esempio, a riga 26 un go-to incondizionato, vuol dire che quando arrivi lì, invece che andare avanti, vai all'etichetta 22, che poi è la riga dopo, cioè è due righe dopo. Però lì, evidentemente, se arrivi lì, devi scappare da qualche altra parte, insomma. Capite benissimo che i programmi diventavano rapidamente incomprensibili. Devo dire, però, penso che anche, non so qual è la vostra esperienza, ma la mia esperienza di oggi è che anche oggi succede esattamente lo stesso. Succede in altri modi, succede per motivi in parte diversi, ma molto succede esattamente per gli stessi motivi per cui succedeva allora. Cioè è un problema di manutenzione di programma, cioè avere un programma a cui fare manutenzione e voler fare alla svelta, non dedicare sufficiente tempo a strutturarlo nel modo opportuno. Allora eravamo più ignoranti sicuramente, quindi eravamo anche più tentati, diciamo, meno protetti rispetto a questo, però mi sembra che questa cosa succede tantissimo ancora anche oggi. E poi un'altra cosa che succede anche oggi, la guerra dei linguaggi, no? Anche, non so, negli ultimi seminari che ho seguito, anche, mi sembra, sì, organizzati da GDG o da altri vicini, no? Chi sta per Java? Quasi nessuno. Chi Kotlin? Ma Kotlin è troppo meglio. Chi preferisce Go? Chi vuole il Lisp ancora? Oppure... cose più esoteriche, e così, e allora era così. Si è iniziato benissimo sin dall'inizio, i primi due linguaggi, beh, forse non i primi due in assoluto, ma i primi due che hanno avuto una vasta popolarità, che sono Fortran e Cobol, hanno incominciato a farsi la guerra già negli anni 60, no? Negli anni 70 hanno continuato, ancora adesso vengono usati sia il Fortran che il Cobol, vengono usati parecchio, ancora oggi hanno i loro estimatori e ancora oggi continuano a farsi la guerra. E tutti gli altri poi di seguito, più o meno, ciascuno con i suoi pregi, ciascuno con i suoi difetti. Questa è una cosa che mi sembra che sostanzialmente non è cambiata. Quello che è cambiato, questo sì, e ci mancherebbe, è la qualità di questi linguaggi. Cioè oggi... abbiamo dei linguaggi che possono non piacerci, ne posso preferire un altro, ma hanno una potenza espressiva e un ambiente di sviluppo a supporto che ovviamente non ha assolutamente paragone con quello che c'era allora. Va bene, io con questo ho finito le slide. Non ho finito nel senso che, volendo, potrei dire ancora tante altre cose, però ho paura di avervi annoiato abbastanza, per cui penso che la cosa migliore sarebbe se qualcuno vuole fare delle domande oppure in qualche modo interloquire, contestare delle cose che ho detto che magari non gli sono piaciute o cose di questo genere. Intanto intervengo, se stavo vedendo anche slide online, non c'è nessuna domanda lì. Però più che una domanda, un punto di chiarimento te lo chiederei io molto volentieri.
Il fatto è che sono cose che io chiaramente non ho mai visto, sono di una generazione dopo, però ecco, non mi è chiaro il discorso dell'iter che veniva utilizzato per lo sviluppo, ovvero tu scrivi il programma in una scheda, insomma in quella scheda abbiamo visto nell'IDE degli anni 70, poi questa scheda viene passata a un'altra persona che manualmente andrà a creare la scheda perforata. Sì. Ok, questa scheda perforata a quel punto viene messa nell'elaboratore e viene elaborato, ma l'output come viene dato? In un'altra scheda? No, il calcolatore aveva sostanzialmente alcune periferiche di ingresso che fondamentalmente erano lettori di schede. Ok. Quindi non so se si è capito perché forse per me alcune cose sono scontate così, ma un foglio di questi che un foglio di questi che stanno sulla sinistra corrisponde a una trentina. Adesso non so esattamente quante righe ci sono, però ogni riga corrisponde ad una scheda, no? Chiaro. Sì. E quindi io, se devo fare un programma, metti che il mio programma era di 300 righe. Avevo scritto una decina di questi fogli dove avevo scritto il mio programma, davo questi 10 fogli appunto alle persone che andavano, che si occupavano di perforare le schede. Qua faccio una piccola digressione, una cosa, visto che prima hai parlato anche del gruppo delle informatiche femminile, diciamo, ora. Sì, e Women Tech Makers, sì. Sì, esatto, non vorrei che s'offendessero se parlo, oddio. Ma per esempio, in quegli anni c'era una divisione del lavoro dal punto di vista di genere, molto più forte di quello che c'era oggi. E questo che c'è oggi, no? Questo anche nel linguaggio. Per esempio, se io allora avessi detto che avessi descritto questa cosa, semplicemente avrei detto: ho dato i fogli alla perforatrice, no? Perché la perforatrice era sicuramente una donna, no? Mentre Ok. il programmatore era sicuramente maschio. Ho No? capito. Questo è Ok. una così. Poi in realtà non è vero perché io ho iniziato a lavorare assieme a mia sorella. Ma queste, vabbè, erano situazioni strane, diciamo, nella mentalità comune comunque c'era la perforatrice, era una donna. Quindi tu le davi questo pacco di fogli e lei ti restituiva un pacco di schede corrispondente. Però non necessariamente lo restituiva a te, o te lo dava a te e tu poi dopo andavi a consegnarlo all'operatore. Che non era sicuramente un'operatrice, no? All'operatore perché questo lo mettesse nel lettore di schede e quindi poi iniziasse il processo, effettivamente il processo di elaborazione informatica, oppure semplicemente lei, il suo output era dare il pacco di schede all'operatore. E qua siamo arrivati all'ingresso, no? Quindi questo è tutto un processo manuale. Che termina nel momento in cui questo pacco di schede viene letto dal terminale d'ingresso, dal lettore di schede. Questo pacco di schede, come dicevo prima, conteneva non soltanto il programma, ma anche i dati e le istruzioni da eseguire, no? Quindi questo veniva a questo punto veramente messo nel computer, quindi entrava nella memoria del computer, probabilmente veniva parcheggiato su un disco magnetico, non rimaneva nella memoria centrale, anche perché le memorie centrali erano piccolissime, quindi dovevano essere usati per fare il calcolo, non per tenere i dati, no? A un certo punto, prima o poi, la coda andava avanti, a un certo punto entrava in esecuzione il tuo programma, questo, il risultato, l'output, è carta stampata. Ok. Cioè, il risultato è carta stampata, sia che sia andato bene, sia che sia andato male. Una delle cose anche più sconfortanti di quegli anni era quando
Ovviamente gli errori nei programmi c'erano allora come ci sono oggi, e potete immaginare che, considerato il livello tecnologico, diciamo, a disposizione di un programmatore, di errori ce ne potessero essere tanti dentro in un programma. Anche se, appunto, una delle cose che secondo me è anche molto diversa rispetto ad oggi era proprio l'attenzione, perché oggi siamo talmente abituati che tanto il computer ci corregge o comunque ci dice che c'è un problema e ce lo dice 2 secondi dopo, e quindi forse non ci facciamo neanche attenzione. Ma se tu pensi che il risultato tu potevi averlo 2 giorni dopo, insomma, ci stavi attento. Ciò nonostante, poteva benissimo capitare che tu avevi sbagliato un'istruzione e il risultato di tutto il tuo lavoro, dopo 2 giorni lo stavi aspettando, volevi vedere se eri riuscito a ottenere il risultato che volevi, eccetera, eccetera, era un pacco di carta parecchio grande, diciamo un chiletto di carta, via, anche forse di più, no? Che iniziava con una sigla tragica, cioè c'era scritto, sulla prima pagina era scritto PMD, che vuol dire Post Mortem Dump. Ah, ok. Quindi, e quello era semplicemente il dump della memoria del computer nel momento in cui tutto si era piantato. No? Quindi una cosa di un'utilità eccezionale che non ti serviva praticamente a niente, l'unica cosa che ti serviva era sapere che avevi buttato via 2 giorni. Non è vero, non li avevi proprio buttati via, sia perché nel frattempo avevi comunque lavorato e sia perché comunque è un risultato, anche il risultato negativo, no? Però comunque, diciamo, che andasse bene, che andasse male, il risultato era sempre comunque un tabulato. Chiaro, ok, penso di aver capito, grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Potete tranquillamente sbloccare il microfono e chiedere direttamente, non c'è nemmeno bisogno ormai di scrivere in chat o su Slido. Diamo giusto qualche secondo se qualcuno sta scrivendo. Intanto ne approfitto per ringraziarti davvero della tua testimonianza, perché sono davvero quel tipo di cose che, se uno non vive, anche leggendo su internet, è davvero difficile poterle apprezzare, è davvero complicato anche immedesimarsi. Quindi una testimonianza dal mio punto di vista incredibile, di questo ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Insomma, sembrerebbe che non ci sono altre domande. Bene, a questo punto, se vuoi aggiungere qualcos'altro, hai tempo a disposizione quanto ti pare, e se no ci possiamo anche salutare qui. Sì, io diciamo, ho inframmezzato un pochino con alcune considerazioni, diciamo, di confronto fra come stavano le cose allora e come stanno oggi. Così, aggiungo soltanto che abbastanza paradossalmente penso che si potrebbe sostenere sia la posizione che dice che fondamentalmente non è cambiato nulla, nel senso che tutto è cambiato ma le cose essenziali sono rimaste le stesse, anche le abilità sono rimaste le stesse abbastanza, devo dire, negli ultimi anni forse questa posizione è un pochino più difficile da sostenere, ma e dicevo, sia la posizione è sostenibilissima, sia la posizione che questo e quello non hanno praticamente nulla a che vedere, perché è veramente è cambiato così tanto che diventa anche difficile fare il confronto. No? È chiaro che una mentalità matematica brillante dal punto di vista scientifico-matematico, ecco, così, era un vantaggio allora esattamente come un vantaggio oggi. Però è anche vero che tutta una serie di abilità che abbiamo dovuto sviluppare allora oggi non servono più.
Ora, pensate, non so, per esempio, mi viene in mente una cosa. C'è stato un periodo, proprio anche nei primi anni in cui lavoravo, diciamo, quando ancora usavamo le schede, cioè non era proprio i primi, insomma, ancora usavamo le schede, non eravamo ancora passati alla versione più online, in cui probabilmente per motivi economici, non so bene per che motivo, ma avevamo difficoltà ad avere delle schede, cioè delle schede nuove, delle schede da poter utilizzare, no? Da poter utilizzare per scrivere un programma nuovo, no? Allora, cioè, lì ci siamo ingegnati a riutilizzare le schede vecchie, non tappando i buchi, perché quello non funzionava, ma semplicemente perché nei programmi, nella maggior parte dei programmi, le colonne che venivano utilizzate erano soltanto le prime, quelle a sinistra, no? Allora cosa succede? Se tu volti la scheda dall'altra parte, cioè la inserisci al contrario, le colonne che prima sono a sinistra diventano a destra, no? Allora tu puoi utilizzare, cioè le colonne a sinistra a questo punto sono vuote, e siccome era previsto, come ancora in quasi tutti i linguaggi moderni, era previsto che ci potesse inserire un carattere che indicasse la fine della riga e quindi che tutti i caratteri successivi dovevano essere non presi in considerazione, cioè il commento, diciamo così, allora noi avevamo imparato a utilizzare le schede a rovescio, no? Cioè un modo di ingegnarsi che oggi non ha più nessun senso, cioè, ma neanche nessun paragone, io non trovo un paragone a una cosa del genere. Oppure quando abbiamo iniziato a perforarcele noi le schede, cioè non c'era più, come dicevo prima, la perforatrice, che magari c'era ancora ma faceva altre cose, ma io per me mi bucavo direttamente le schede sulla macchina perforatrice, no? E allora lì abbiamo dovuto imparare a scrivere, e bisognava scrivere bene, perché se tu sbagli il carattere, butti via la scheda. Non è che non hai la possibilità di cancellarlo, di rimetterlo a posto, e così. Semplicemente quella è una scheda buttata via, la devi riscrivere e quindi devi stare attento a scriverla bene. Però devi essere anche veloce, perché non è che puoi stare tutta la giornata a scrivere e mai a mandare in esecuzione. Quindi, diciamo, c'era tutta una serie di cose che necessitavano di abilità che forse oggi non hanno più tanto senso, ma invece l'abilità di immaginare quello che succederà, cioè che cosa succederà, cioè che cosa farà il tuo programma, questa è comunque un'abilità di cui c'era bisogno allora, così come ce n'è bisogno oggi, penso. Sì, sono totalmente d'accordo. Chiaramente oggi magari anche se non ricordi un'istruzione o qualcosa, intanto la scrivi e poi c'è vabbè, il compilatore si lamenterà, no? Si provano le Certo, poi te cose le corregge anche. Esatto, quindi molte cose sono d'accordo che sono cambiate, però magari la logica che ci sta dietro e il resto sicuramente combacia, è un po' come allora e oggi. Un'altra cosa, per esempio, un'esperienza secondo me interessante che ricordo che è stata fatta qualche anno più tardi rispetto a quando vi racconto di queste cose, è stato quando è uscito il linguaggio PL1. No, dicevo prima che c'è stata, come c'è ancora, questa guerra dei linguaggi, no? A un certo punto IBM ha tirato fuori questo linguaggio PL1 che aveva delle caratteristiche molto interessanti. A me piaceva molto, diciamo, a me è piaciuto a suo tempo. Una delle caratteristiche del PL1, almeno delle prime versioni, era che si basava su una teoria informatica, diciamo, molto più solida. I linguaggi, il COBOL e il Fortran, ma anche il BASIC e così, erano un po' da smanettoni, non avevano sotto una teoria del linguaggio ben formata. Ma nel frattempo anche la teoria, diciamo, aveva fatto i suoi passi avanti, quindi la teoria dei linguaggi aveva fatto i suoi passi avanti. IBM ha tirato fuori questo linguaggio che era molto più aderente a dettami della teoria, no?
E in particolare c'era una cosa che sembrava avveniristica ed era il fatto che era in grado di correggere degli errori. Cioè, utilizzando dei metodi simili a quelli che si usano, per esempio, nella trasmissione dei dati, no? Il minimo di ridondanza, era in grado di capire che tu avevi scritto male il nome della variabile e di correggerlo, non solo di capire che avevi scritto male, quello ovviamente lo capiva anche il compilatore Fortran, ma di correggerlo, cioè di utilizzare il nome giusto. Questa cosa qua non ha portato alcun vantaggio reale nella programmazione, per il semplice motivo che poi ti rimanevano gli errori nel programma, no? Mentre invece gli IDE di oggi te lo correggono davvero, non è che si accorgono dell'errore, ma te lo correggono e poi tu hai il programma corretto. E questa è una differenza. Allora questa cosa a un certo punto venne abbandonata perché tanto si capì che non portava da nessuna parte, mentre invece diciamo, da qualche parte ha portato comunque. Esatto, esatto. Beh sì, diciamo l'evoluzione nel campo è sicuramente un argomento interessante. Sicuro se ci fosse una birrata come ai vecchi tempi quando eravamo di presenza, sono sicuro saremmo andati fino a l'una di notte a parlare. Sarebbe stato molto piacevole. Purtroppo oggi non ci sarà la birrata, però sono sicuro che recupereremo appena avremo modo di tornare alla normalità. Intanto davvero ti ringrazio e ringrazio a tutti per essere stati qui stasera, e spero che sia stato piacevole, per me lo è stato di sicuro. Quindi vi mando di nuovo l'invito a compilare feedback form, non so se magari riesco a proiettarvelo al volo, vediamo un poco. Qui ci sono le domande, torno un po' indietro con le slide, ecco qua. Qui c'è il QR code, approfittatene ora che il talk è finito, lasciateci il vostro feedback perché, come vi dicevo all'inizio, è davvero importante. Detto ciò, grazie davvero a tutti per essere stati qui, grazie a te Paolo. Gio? Sì? Giovanni, scusami se ti rubo, ma c'è una domanda sulla chat di Meet. Ok, non l'avevo letta. Ok, okay. Luisa, sì. Paolo, te la leggo io? Sì. Ok. Hai parlato di telefoni dicendo che all'inizio non avevano niente a che vedere con i computer. Quando ed in che modo è diventato normale connettere computer tra di loro? Intanto dovete pensare che la mia è una storia, è la mia storia particolare, cioè quello è l'esperienza mia. Non è che io abbia visto tutto quello che è successo nel mondo informatico dagli anni 70 ad oggi. Diciamo che è una cosa che, secondo almeno nella mia esperienza, non ha un momento preciso in cui questa cosa è iniziata. È entrata a poco, considerate una cosa, può sembrare molto strano, ma nel 1995, quando è uscita la versione di Windows, la famosa Windows 95, che era la prima versione veramente Windows, diciamo, degna di questo nome, ecco, perché quelle precedenti erano, diciamo, inutilizzabili, praticamente inutilizzabili. Windows 95 non aveva nativamente il supporto per il TCP/IP. Cioè, il supporto per il TCP/IP, quindi per usare internet, diciamo così, non c'era dentro Windows 95 nativo. In realtà esisteva una cosa che si chiamava WinTCP, che tutti avevano, la prima cosa che facevi dopo aver installato Windows 95, se già nella tua installazione per qualche motivo non c'era entrata, era mettere WinTCP, perché tutti volevano usare internet nel 95, non è che fosse una cosa strana, no? Però non era nativa. Quindi questo per dire che le cose sono entrate a poco, anche il mouse, per dire. Il mouse
è un'invenzione, probabilmente se voi andate a guardare la storia dell'informatica, andate a cercare, il mouse era stato inventato facilmente negli anni 60 o 70, no? E così, no? Però di fatto fino agli anni 90 non lo usava nessuno, era una cosa un po' strana, no? Che non si vedeva. Quindi sullo specifico della domanda, quindi io non sono in grado di dire quando è successo, ma è successo poco a poco. Come ho detto, no, proprio parlando del telefono, ho detto che esistevano già i modem. Esistevano già negli anni 70, esistevano, e non erano degli strumenti che non utilizzabili. Io l'ho visto, ricordo di aver visto utilizzare, naturalmente quando l'ho visto utilizzare era il mio capo che me lo mostrava con orgoglio, facendomi vedere una cosa che non aveva mai visto nessuno prima, diciamo così, no, però c'era, cioè non è che così, soltanto che non era di uso comune, ma anche perché io, se avessi avuto un modem a casa mia, che me ne sarei fatto nulla, no? Mentre invece, probabilmente, se tu vai a vedere all'interno dei grandi centri o nelle comunicazioni fra i grandi centri elettronici che già esistevano, lì le comunicazioni già avvenivano, le telecomunicazioni già avvenivano utilizzando la rete telefonica nella stragrande maggioranza dei casi, in qualche caso anche utilizzando delle reti private. Ok, se penso che non ci siano altre domande, non vorrei che, avendo 10.000 tab aperti, mi perdo le cose, mi scuso, però dovremmo essere a posto. No, ok, c'è una domanda su Slido, ecco, qualcosa me la stavo perdendo. Domanda da anonimo, domanda molto generica: come ha vissuto l'avvento dei personal computer? Eh beh, è stata una cosa abbastanza entusiasmante, no? Perché io non sono stato un early adopter, diciamo così, no? Cioè io ho iniziato a usarlo quando già, insomma, in generale la gente lo usava, no? Quando è diventato abbastanza comune. Comunque avere, cioè la grandissima differenza fra il personal computer e il terminale tipo VT100 che ho mostrato nelle slide, così, è che il personal computer aveva un'intelligenza sua, aveva una memoria sua, aveva una capacità di calcolo sua, aveva un disco suo, magari anche soltanto floppy, no? Però comunque ce l'aveva, no? E quindi ti consentiva di portare, di avere in mano tutto questo processo, no? Questo processo che in precedenza era completamente al di fuori della tua possibilità di controllo, no? Inizialmente tu scrivevi soltanto su un foglio e poi vedevi dei fogli di ritorno, poi hai incominciato a scrivere le schede perforate, poi hai incominciato a vedere quello che succedeva nel computer tramite un terminale non intelligente, diciamo così. Nel momento in cui hai avuto un computer in mano, dici: qua c'è tutto quello che sto usando, che ho imparato ad usare. Naturalmente poi noi lo usavamo soprattutto per comunicare con i calcolatori mainframe, e quindi, diciamo, le usavamo ancora molto spesso solo come unità di input-output, però un'unità di input-output che aveva tutta un'altra versatilità, tutta un'altra possibilità di lavoro. E poi, vabbè, lì c'è stata un'evoluzione appunto abbastanza tumultuosa. Io ho avuto anche la fortuna di incrociare delle tecnologie che poi sono morte, ma che erano molto, molto visionarie, sono morte perché troppo visionarie, ma che poi oggi invece sono ritornate, non oggi, ma già da
da diversi anni, diciamo, sono ritornate di moda, cioè sono ritornate fuori molto potenti. Come per esempio, io in quel periodo lavoravo per un'azienda, appunto negli anni, metà anni 90, lavoravo per un'azienda che insomma, aveva un rapporto abbastanza stretto con Apple Italia, e quindi ho vissuto tutto il periodo in cui Apple ha cercato di introdurre nel mercato un oggetto che si chiamava Newton, che forse molti non ricordano, non hanno mai saputo che esistesse, ma che fondamentalmente era o voleva essere un computer da palmo, no? Fondamentalmente quello che oggi potrebbe essere un telefonino che non telefona, però non ha il telefono, però è fatto come un telefonino con uno schermo touch su cui scrivi sopra, fa il riconoscimento dei caratteri, tu scrivi in corsivo, lui riconosce i caratteri e cose di questo genere. Quello fu uno dei grandi flop della Apple di quel periodo, che ne fece parecchi in quel periodo. Però a quel punto lì non era più neanche un personal computer, quello lì era una cosa che tenevi in mano, ma aveva la potenza di un computer, no? E certo, quindi è stata una cosa molto molto energizzante, diciamo, tutto questo, no? Cioè vedere, seguire tutta questa evoluzione che veniva fuori. Oggi ovviamente le cose sono ancora più, cioè sono moltiplicate per mille rispetto ad allora, ma proprio per questo non si riescono più neanche a seguire. Quindi, mentre invece allora questa accelerazione che c'è stata, uno l'ha vissuta perché era sul treno e il treno ha accelerato, accidenti se accelerava il treno. Adesso c'è 5.000 treni che vanno in tutte le direzioni e uno non so se si rende conto che è un grande casino, ma non ha più quella stessa sensazione di prima, ecco. Almeno io. Sì, esatto, siamo abituati ormai oggi a vedere annunci tech praticamente ogni giorno, a ogni ora, ci sono giornali ad hoc che non fanno altro che pubblicare le novità, quindi è vero, molti più di 5.000 treni, siamo a un livello che è anche difficile starci dietro, quindi immagino che questo sia cambiato molto, anche dovuto all'interesse che poi ormai è una cosa che interessa praticamente chiunque. Legato alle vite di tutti noi, quindi sì, sicuramente ci sarebbe da farci un'analisi anche sopra questo aspetto. Bene, allora non vedo altre domande, siete ancora in tempo, vi do 10 secondi dopodiché non vorrei anche andare troppo in là con l'orario. Ok, va bene. Allora vi auguro a tutti una buona serata, grazie ancora davvero Paolo, grazie davvero. Grazie a voi, ciao. Ok, grazie a tutti per essere stati qui, e una buona serata e ci vediamo alla prossima, avrete nostre notizie molto presto, promesso. Buona serata. Ciao ciao.